Ciao da Afsim! On this day, 6 maggio nel 2012, 8 anni fa, la Juventus conquistava la terza stella, 30° scudetto dopo tanti anni di agonia, oserei dire, dopo tanta sofferenza, e fu veramente una grandissima esplosione di gioia. Personalmente lo scudetto del 2012 lo ricordo come una gioia calcistica sportiva superiore alla vittoria del mondiale da parte dell'Italia del 2006. Sì, assolutamente, perché la vittoria del mondiale è stato qualcosa sicuramente di impressionante, di irripetibile, di straordinario, però diciamo che l'Italia come nazionale è qualcosa di diverso rispetto alla squadra del cuore che nel mio caso e anche nel vostro è la Juventus. Perché c'è più empatia e c'è anche più sofferenza nella sofferenza, c'è più vicinanza, per cui tanti anni senza trofei, tutta quella trafila, la Serie B immeritata e poi ritornare in auge quella sera da Trieste fu veramente qualcosa, fu veramente una rinascita, fu veramente un trionfo nella gioia che dal punto di vista calcistico per me è ineguagliabile. Era il 6 maggio 2012, ore 20:45, penultima giornata di Serie A. La Juventus era a Trieste per giocare contro il Cagliari per problemi relativi allo stadio del Cagliari, quindi in campo neutro. Ed era una partita chiaramente a rischio vittoria scudetto, cioè la Juve con un punto davanti al Milan, 78 la Juve, 77 il Milan, e sapendo che il Milan contemporaneamente a Milano si giocava il derby Inter-Milan, poteva veramente staccare per vincere lo scudetto. In realtà già si sapeva che Cagliari-Juventus poteva essere decisiva, sarebbe stata decisiva, perché prima, la partita precedente, nel turno infrasettimanale, la Juventus se avesse vinto invece di pareggiare per un errore di Buffon 1-1 in casa contro il Lecce, sarebbe rimasta appunto con un margine tale da poter agguantare lo scudetto anche indipendentemente dal risultato di Inter-Milan. Invece approcciamo a questa partita col Cagliari con un po' più di tensione, un po' più di paura e un po' più, diciamo, meno convinzione di poter conquistare lo scudetto quella sera, perché molto, quasi tutto in realtà dipendeva da Inter-Milan dall'altra parte. Ma le cose andarono veramente alla grande, per cui poi potemmo gioire nel nostro stadio, nello Juventus Stadium, per la prima volta a concludere una stagione e per la prima volta scudettato, quindi 1-1 e finora 8-8, con una grande festa in quel poi 3-1 all'Atalanta, che fu l'ultima partita di Alessandro Del Piero, e quindi si ricorda, oltre che per lo scudetto, per il 30° scudetto, per quell'evento straordinario. Ma appunto il 6 maggio la Juventus andò a Trieste per affrontare questa partita sapendo di dover fare una sola cosa: mettere in chiaro che bisognava vincere, segnare subito. E il gol della Juventus arrivò subito. Infatti già al 6° minuto arrivò un bellissimo gol di Vucinic che sostanzialmente andò in profondità, riuscì sul filo del fuorigioco a prendere questo pallone e quindi a involarsi verso la porta segnando. Che cosa mi ha colpito di quel gol di Vucinic? Oltre il fatto, oltre l'esultanza, perché le cose già si mettevano bene, e tra l'altro anche con il pareggio del Milan contro l'Inter, la Juve sarebbe stata campione d'Italia per scontri diretti. Abbattemmo il Milan in casa all'andata 2-0 e pareggiammo 1-1 nella discussa partita di ritorno. Ci fu l'esultanza di Vucinic che mi colpì, perché Vucinic è sempre stato un giocatore un po' distaccato. Quasi non esultavo, se esultavo lo faceva in maniera molto grintosa, invece lì sembrava davvero emozionato, lui per primo, aveva uno sguardo diverso, e nel correre verso la panchina a farsi abbracciare effettivamente esplose di gioia, rappresentando la gioia di tutto il popolo juventino in tutto il mondo in realtà, ma ovviamente anche lì a Trieste ce n'erano tanti naturalmente. Poi fu soltanto di andare a controllare che cosa succedeva dall'altra parte, e pochi minuti dopo arrivò il gol del vantaggio dell'Inter con Milito. Gol di Milito che sostanzialmente ci fece capire che poteva essere davvero scudetto, ma ci fu bisogno di seguire, di continuare a seguire assolutamente con grande attenzione la partita dall'altra parte, mentre Cagliari-Juventus risultava una partita quasi inutile, quasi insignificante, quasi diciamo non importante da giocare se non per mantenere quel vantaggio. Ed infatti nel frattempo arrivarono due gol di Ibrahimovic fino alla fine del primo tempo di Inter-Milan, con il Milan quindi davanti
2-1. Niente da fare, discorso a quel punto rimandato all'ultima giornata con la Juventus ancora in bilico e obbligata a vincere eventualmente anche contro l'Atalanta. Cosa che poi sarebbe stato, ma non potevi mai saperlo in anticipo. Però, che cosa succede nel secondo tempo? Segna ancora Milito e quindi riconsegna lo scudetto alla Juventus. Poi ancora Milito e qui praticamente le cose vanno verso il trionfo e alla fine arriva il 4-2 di Maicon. Bene, ieri abbiamo celebrato il 5 maggio, un 4-2 subito dall'Inter che quindi ci consegna lo scudetto. Oggi festeggiamo il 6 maggio, un 4-2 fatto dall'Inter che comunque ci consegna lo scudetto, loro malgrado. Beh, per loro il derby era comunque importantissimo, non potevano certo pensare di perdere col Milan per non farci vincere lo scudetto, che poi magari l'avremmo vinto lo stesso, però loro sarebbero rimasti col derby perso e quindi ovviamente andarono a giocarsi la partita sul campo di Trieste. Poi nel frattempo arriva anche il 2-0, in realtà un autogol di Canini, difensore del Cagliari al 74esimo, ma è del tutto ininfluente perché in quel momento tutto il popolo bianconero è già consapevole che lo scudetto si sta pian piano cucendo sul petto e che sta diventando realtà. La festa in campo poi sarà grandiosa, invasione di campo, giocatori che vogliono uscire per festeggiare ma a più riprese non possono uscire perché c'è troppa gente. Ricordo anche che in quel periodo iniziavano a diffondersi gli iPad e in generale i tablet, perché prima non erano così diffusi. Infatti i calciatori, ricordo in particolare Matri, ma non solo lui, avevano l'iPad e uscirono dallo spogliatoio con l'iPad per fare la ripresa dei tifosi lì intorno e di quel momento indimenticabile. Quindi anche questo dato storico interessante. Ma a questo punto vale la pena anche ricordare innanzitutto che lo scudetto la Juve quell'anno lo vinse con la miglior difesa, 20 gol subiti, e la miglior differenza reti, più 48, e il secondo miglior attacco, 68 gol segnati. Il Milan fu il primo con 74, però questo per dire che lo scudetto fu assolutamente meritato, al di là del gol di Muntari e del gol valido annullato a Matri in quell'1-1 col Milan di cui nessuno parla. Ma appunto, venendo alla formazione, perché a questo punto c'è comunque da ricordare chi furono a scendere in campo, i giocatori a scendere in campo dalla Juventus, da parte della Juventus: Buffon, la BBC, Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio e Pepe, Matri e Vucinic. Entrarono Caceres per Lichtsteiner infortunato al 26esimo, Giaccherini al 53esimo al posto di Vidal e Borriello al 71esimo al posto di Matri. Poi arrivò anche il gol, appunto il 2-0. Dall'altra parte leggo la formazione del CAI, allenatore della Juventus ovviamente Antonio Conte, in panchina anche Storari e Stigarribia, Del Piero e Quagliarella. La formazione del Cagliari la leggo, è quella di Ficcadenti, in panchina c'erano anche Avramov, Perico, Bovi, Dessene, Nenè, in porta Agazzi, in difesa Pisano, Canini, Ariaudo a sinistra, e c'era anche il compianto Davide Astori in quella difesa a 4. A centrocampo Ekdal, Conti, Nainggolan, in attacco Ibarbo, Piniglia e Ribeiro, subentrarono anche Larrivei e Kossu. Questo è tutto per On This Day 6 maggio 2020, rifacendoci al 2012. Raccontatemi come avete vissuto quello scudetto nei commenti qui sotto. Like a questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per i prossimi video. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!